ricordare la figura e l'esempio di Giorgio Ambrosoli. Vi guardo. E vedo che avete l'età dei miei nipoti e mi rivolgo a voi con lo stesso affetto. La vostra è un'età nella quale si cominciano a fare delle scelte. L'importante è capire quali sono quelle positive, quelle che vi permetteranno di svolgere con gioia i vostri piccoli e grandi doveri. Giorgio ha svolto il suo incarico perché acceso dall'amore per il paese. Questa è cosa diversa dall'andarsela a cercare. Ambrosoli è una targa che torna al suo posto. Sì, col passare del tempo una targa che era stata posta da un'associazione viene ricollocata dopo una restaurazione di un immobile. È una targa che ha un significato anche a 35 anni di distanza, perché ricorderà o forse offrirà l'opportunità di approfondimento a chi passerà davanti che la persona, l'uomo, l'essere umano può essere libero rispetto ai tentativi di condizionamento, di corruzione, rispetto alla minaccia, e così può fare quello che ritiene essere proprio dovere e servire la collettività. Ecco, lei pensa che ci sia anche il rischio che vengano dimenticati questi fatti? Penso che sia normale, perché il passare del tempo ci allontana dai fatti. Prenda un ragazzo che va nell'università qua davanti, che è nato dopo questi fatti, che non li ha studiati a scuola, ha un'occasione, anche banalmente passando davanti a una targa, per fare un approfondimento che magari sarà utile, come io penso, per la sua vita, per decidere che persona essere, che cittadino essere, che genitore, che figlio, che studente. Ecco, nel giorno dedicato al ricordo delle vittime della mafia, è significativo secondo lei? Assolutamente sì, noi oggi abbiamo bisogno di ricordare, abbiamo bisogno di riportare al nostro cuore, perché questo vuol dire ricordare ciò che stimola la parte migliore di ciascuno di noi, e gli esempi servono proprio a questo. Ma io credo che il valore di questa manifestazione sia quello di dire che questa città non può permettersi mai il lusso di dimenticare da una parte, o di ritenersi immune. Quella della lotta per la legalità e contro le mafie è qualcosa che riguarda il valore della storia delle vittime, ma anche la necessità di un impegno presente e futuro. È stato sciaguratamente affermato negli anni scorsi anche da rappresentanti allora delle massime istituzioni che la mafia non esistesse a Milano, una sciagurata e pericolosa fesseria e una grande bugia. Le mafie sono presenti anche nei nostri territori, il tema è che oggi ci sono tutte le istituzioni finalmente impegnate in un corpo a corpo che non possiamo credere e possa durare ancora per poco, perché il tentativo di infiltrazione nell'economia di quest'area metropolitana o di questa regione è evidente e continuo, e quindi ci deve essere un protagonismo forte delle istituzioni, alimentato anche dal ricordo e dal valore della storia di persone come Giorgio Ambrosoli. Intanto è una manifestazione splendida, perché vedo un sacco di ragazzi e questo è di un'importanza unica. Tanto per cominciare. E poi io con Umberto Ambrosoli ho fatto tutta la liquidazione della banca privata italiana, quindi Giorgio era non solo per me, non era solo il liquidatore, era un grande amico, una persona che mi ha insegnato un sacco di cose, sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista umano, della capacità di servire gli altri. Quindi, che altro aggiungere? Ecco, tanti anni di distanza, è ancora importante ricordare quelle giornate. È ancora importantissimo, non importante. Benissimo, fatti poi con i ragazzi in questa maniera, è veramente una cosa stupenda, bisogna continuamente ricordare. Oggi è il 19 di marzo, ci dobbiamo ricordare anche di quelli che sono morti, i due parroci ad esempio.
tutte e due a distanza di 4 anni, ma comunque tutte e due nel giorno di 19 marzo, nel giorno di San Giuseppe. Quindi bisogna ricordarli, i ragazzi non lo sanno, non c'erano, è bene che vengano informati per dare loro quel senso civico che è necessario.